Madonna. Artematica. Questo dovrebbe essere uno dei primi. Ho abbassato un attimo perché è fortissimo l'audio, non so che cazzo è. Questo dovrebbe essere uno dei primi giochi di Artematica. Vai, nuovo gioco. C'era una volta un re, direte voi. No, cari Oh, ragazzi. moneta. C'era una volta un pezzo di legno. Mastro Geppetto, un povero falegname, ricevuto in dono questo pezzo di legno, Il re di decise di Obs. utilizzarlo per scolpire un burattino di legno. Quando ebbe finito, stanco, andò a letto, ma Il prima video decise un Obs. nome. Ti chiamerò Pinocchio. Il giorno seguente, appena sveglio, Geppetto vide Pinocchio in piedi che curiosava. Appena si accorse che il falegname era sveglio, fuggì di Sempre casa. Ethan Robson. Geppetto al seguito. Pinocchio! Pinocchio, fermati! Saltella per i tetti della città e fai qualche scherzo. Ottimo. Oh mio Dio. Allora, i tassi sono le freccette. Zeta, come sempre, come artematico ormai ci insegna, è Zeta, il salto. Ah, con questo lancio, ok. Ah, con questo si abbassa. Madonna, non si capisce un cazzo dove sono da... Praticamente ogni piattaforma, sì, ogni piattaforma è... No, il cammino no, esempio, no, il cammino no. Non si capisce neanche la piattaforma, ecco, quella casa lì l'ha proprio saltata. Qua sopra non va nemmeno, ok. Solo che io... Ah, su... Fighissimo, però. Non so se è caduto perché è un bug. O perché l'ho fatto cadere Aiuto, un vandalo! Accorrete! Madonna, se è putrido. Non riesce a colpirlo. Allora, che cazzo serve sta fionda? Allora, il fischietto, provo a vedere che cazzo serve. Che poi viene fuori scherzo, ma a chi faccio gli scherzi? Non ho capito. Qua sicuramente dovrò farlo venire qui. Non ho capito, perché non mi segue? Perché non mi segue sto minchione? Cioè, guarda! La vedo un vaso, però. La vedo un vaso. Ah, basta, non posso più salire. Ah, no, ok. Ah, ok. Chi è stato? Chi ha osato? Lui è stato lui! Ma... Una notte in cella ti aiuterà a riflettere su quello che hai fatto. Andiamo! Ma sono innocente. Povero. Ok, livello completato. Madonna, che bello. 77%, c'erano altre stronzate da Tornato a fare. casa solo e affamato, Pinocchio viene accolto dal grillo parlante. Non sai che i bambini disubbidienti come te finiscono male? Il tuo babbo è in prigione per colpa tua. Non è vero, sei un bugiardo. Madonna. Ok. Di puttana. Merda, ho due vite soltanto.
Dove cavolo? Ah, eccolo. Sì, ma se sto topo malefico. Io lo figlio dai, ma si può. Lo riprovo a riattivare così, non cadere veloce, che sennò muori come un deficiente. Io non lo so, io non lo so. Game over, tua madre. Vabbè, fanculo, fanculo. E fin qui ci siamo. Se adesso non cade come un idiota, io prendo tutto, anche se si tratta solo di punteggio. Io prendo, non si sa mai. Non prendo tutto di certo, perché vaffanculo. Ok, quindi? Ah, vuoi dire che... o che devo prendere tutto, o che... vediamo, l'unico è così. Ok, ho preso tutto, credo. O ragno lì, magari quel ragno lì. Cioè, ha fame, ha mangiato, e ora... ma no, 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 io no, non ci credo. Dio. Ho capito, non è vero, sei un bugiardo. Basta. Ho capito, e quindi... e questo... oh, che si è buggato! Quel tasto là in alto. Perché non cambia nulla. Ok, prendere le cose non serve. Ok, appunto, qua è ma... cioè, non... beh, non si... e ora che fai? Ma non c'era quel formaggio lì. Smettila, prima. Vai via da casa mia. Babbo, scusami. Ma non ti preoccupare, guarda. Non fa nulla. Adesso prendi questo e va a scuola. Sì, babbo. Ma Pinocchio, notato un baraccone, si dirige lì incuriosito. Dio. Lo spettacolo sta per cominciare e alcuni miei amici sono rimasti legati ai loro fili e non riescono a liberarsi. Un bel chi se ne frega, no? Se non riusciamo ad andare sul palco in tempo per lo spettacolo, il burattinaio mangia fuoco. Aiutaci, per favore. Finisci la frase, però, almeno. Allora, prima di fare un brutto volo e crepare come un deficiente... allora, andiamo su di qua. Ah, c'è pure il tempo, puttana. Ok, questo con la fionda, no, però non in culo. Ho ucciso qualcuno dall'altra parte. Così. No. Perfetto, ottimo. Ah. Tempo in bonus. Ok. 25 secondi. Ah, no, 25 secondi. Sono quelli che ho perso nel frattempo, però. Io.
Ma quello chi è? Jack Skeletor? Ok, boss. Io vado giù, mi ammazzo, no? Ok. Madonna. Porca puttana. No. Tutto da capo. Oh no. Sì, però Dio Madonna Cristo. Non c'ho voglia di rifarmi tutto. Perché salta e non si aggrappa? Vai, dai, dai, dai che è finita. Dai che è finita. Ottimo. E ora? Perché sai, sto gioco è un figlio di puttana. Cioè devo andare vicino a quello, visto che magari non l'ha contato. Oh, ecco, sì. Come hai osato intrufolarti nel mio tagliore? Signore, l'ho fatto per liberare le sue marionette. Cosa vuoi sapere tu delle mie marionette? Adesso ti punirò. No, la prego. Babbo, aiutami. Babbo Geppetto. Il tuo babbo è Geppetto. Lo conosco. Per stavolta ti lascio libero. Va, torna dal tuo babbo. Ma gli faceva un buco nel legno. Prendi queste monete e porta i miei saluti al tuo babbo da parte mia. Ma vai a fanculo. Grazie, signore. Il burattino iniziò a correre verso casa, ma subito due tipi loschi, un gatto cieco e una volpe zoppa, lo fermarono. Quanta fretta! Fermati un istante. Cosa volete? Rispose il burattino curioso. Dove corri? Porto questi soldi che mi ha dato Mangiafuoco al mio babbo che è povero. Ma voi chi siete? Noi? Lui è il gatto e io la volpe. Siamo in società. Facciamo fruttare i capitali dei nostri clienti. Interessante. Ma adesso devo andare. Corro, Pino. Abbiamo un'idea. C'è un posto chiamato Campo dei Miracoli, dove se pianti le tue monete vedrai crescere in poco tempo un albero di monete. Diventerai ricco, anzi ricchissimo. Seguici. Mi avete convinto. Raccogli tutte le monete e consegnale al gatto e alla volpe. Porca puttana. No, le api. Ah! Ma quel suono che fa? Io pensavo fosse tipo nella cucina, tipo un animale che faceva così, invece che si gratta. Minchia, che bei suoni, porca puttana. È una merda quella? Sì, è una merda. Prendila la moneta, Dio. Oh, la fionda contro le api. Le api le posso uccidere, il topi no. Quindi, puttana. Ok, hai rotto il ponte, lo vedo adesso. Bello come il ponte è rotto, ma ci sono queste piattaforme che vagano nel nulla. Voi non sapete che cazzo di controlli c'ha. Veramente. Premi arrivano dopo
tre ore. Poi premi due volte perché non sai se hai saltato e se lo ricorda il gioco. Se lo ricorda che hai già saltato, ma ti fa saltare due volte. Se lo ricorda. No. Ah, io no. Game over, io non lo rifaccio. Può fare che tanto. Sì. Queste merde qua che cagano ovunque. Ma la vita! Wow, una vita extra! Vogliamo almeno sì, sì! Come vogliamo tre monete? Ho letto. Ho sentito bene? Dai, però non puoi farti male da lì. Io. Ok. Vai, andiamo. No. Ehi. Dai, che le ho prese. Ma le ho prese tutte. Vuoi dire che devo... Non me lo dire, eh? Eh no, mi fa scendere di qui. Ehi. Tanto adesso si ammazza perché muore se manco qua. Dai, mettiti a pecora, Pinocchio, prima che ti beccano. Vuol dire che devo prendere la fionda, figli di puttana? No. Respirone. Dai che ora è tutto finito. Testi di cazzo. C'è qualche... No, non voglio abbandonare. Non c'è neanche il menu. Senti. Vabbè. Due coglioni, dai, uccidimi, apri, uccidimi. Ma che vada a cagare sto cazzo di gioco. Vaffanculo. Toh, va, ci sta perfetto, come proprio qua, perfetto. Esci, addio.